Allora, posso dire con tutta l'onestà del mondo che io non ho scelto i 400 ostacoli, ma i 400 ostacoli hanno scelto me, perché in realtà sono partita che non avevo voglia di far fatica, ma mi riuscivano bene, mannaggia a me, e quindi mi è toccato così da farli. So già che nel futuro ci saranno altre delusioni, sono realista, non sempre saranno tutte rose e fiori, no? Il consiglio che mi sentirei di dare è di continuare a divertirsi, a esplorare, cercare veramente di trarre il più possibile da questa esperienza sportiva. Quei campioni che vedete in TV, che vi fanno entusiasmare, un giorno potreste essere voi. Ma questo non lo scoprireste mai se vi abbandonate a metà. Anzi, sapete cosa fare? Con l'hashtag Sportzo raccontateci con foto, con video, le vostre esperienze, le vostre storie del non aver mollato. Non fermatevi davanti al primo ostacolo, ce ne sono altri 10, letteralmente.